da tempo le squadre giapponesi, almeno in campo femminile, convincere così come qualche anno fa, e questo è frutto anche un po' di un disinteressamento di una scuola che non si sta rinnovando. Sì, rimane però diciamo una traccia di quello che è stato il valore della squadra giapponese di qualche anno fa. Ecco, già lo dimostra la ginnasta che si sta esibendo in questo momento, è entrata con un triplo avvitamento, un doppio avvitamento e mezzo salto avanti. Quindi ci sono delle punte in qualche attrezzo che veramente sono di rilievo. Però manca un po' di smalto, quello smalto che soprattutto nella squadra maschile si vedeva qualche anno fa ed era temibile per tutte le altre nazioni concorrenti. Ricordiamo che la classifica provvisoria generale vede al comando la Corea davanti all'Ungheria che ha completato i suoi sforzi, la Gran Bretagna in terza posizione e poi Cuba, mentre Giappone e Brasile non hanno ancora ultimato e quindi non è possibile dare la classifica definitiva, ma sorprende soprattutto questo secondo posto già definitivo dell'Ungheria battuta dalla Corea. Anche qui qualcosa deve essere rivisto. Sì, anche l'Ungheria deve lavorare probabilmente a rinnovare sia la